Lui, spadaccino talentuoso, balzato alle cronache sportive per la conquista del suo primo titolo mondiale proprio nella sua terra di Sicilia a Catania 2011. Lei, atleta timida e riservata, con la passione per una disciplina complessa e affascinante come il pentathlon moderno. Due personalità differenti che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare anche noi di Vite da Campioni in occasione di interviste realizzate in passato. Due destini che si sono uniti, due cuori che batteranno all'unisono il prossimo settembre, quando i protagonisti della puntata di oggi si uniranno in matrimonio. Ed è la loro storia privata che si intreccia inevitabilmente a quella sportiva che vogliamo raccontarvi attraverso le loro parole e i loro sorrisi che ti conquistano al primo incontro. Lui, nome Paolo, cognome Pizzo, nato a Catania il 4 aprile 1983, sport scherma, segni particolari, specialità spada. Lei, nome Lavinia, cognome Bonessio, nata a Roma il 12 maggio 1986, sport pentathlon moderno, segni particolari, bronzo staffetta femminile nel 2014. Per questa nuova puntata di Vite da Campioni siamo tornati al Club Scherma Roma, qui al centro sportivo Giulio Onesti, all'Acqua Acetosa, per incontrare due campioni che abbiamo già intervistato nei diversi anni, nelle diverse stagioni di Vite da Campioni. Si uniranno in matrimonio, quindi sono due belle storie che vi abbiamo già raccontato, ma che hanno trovato un lieto fine. Abbiamo qui con noi Paolo Pizzo e Lavinia Bonessio, ben trovati. Grazie. Allora, io vorrei partire da un video, giusto per entrare subito in clima romanticismo. Se Emanuela porta questo video, premete play e magari riviviamo insieme determinate emozioni. Ci raccontate questo giorno mentre lo guardiamo? Eh sì, era il 12 ottobre, quindi il 12 ottobre del 2000. È 14, lei stava facendo una gara di scherma perché è pentatleta e quindi una delle specialità è la scherma. E io durante l'estate avevo deciso di chiederle di sposarmi in questa maniera un po' plateale, molto istintiva comunque, c'è poco di costruito nonostante sembra molto defetto. Sì, molto preparata, però ci ho messo un attimo a deciderlo. E qui le ho portato una rosa, mi sono inginocchiato, le ho dato quest'anello e le ho chiesto se voleva dividere la sua vita con me. E per fortuna ha detto sì e quindi siamo sulla strada giusta, sono felice ora. Lavinia, ti aspettavi questo gesto? Come hai vissuto tu quel momento, visto che tu eri impreparata? È iniziata la gara, io stavo tirando e vedo tutte le persone intorno alla mia pedana. E in un certo momento stoppano tutto, parte la nostra canzone e arriva lui. Hai detto subito sì, ovviamente, altrimenti non sareste qui. Che emozione è stata? È stato un giorno molto particolare, immagino. Sì, diciamo che poi la gara non è andata molto bene. E beh. Era, insomma, durante tutta la gara continuavo a essere emozionata, però c'è stato veramente un giorno che non dimenticherò mai. E ora vi sposerete il 6 settembre. Abbiamo scelto una spiaggia a Gaeta, insomma, ancora nel Lazio, quindi questa terra mi ha dato tantissimo, mi ha dato la donna della mia vita, mi ha dato tanto per la scherma e noi ci sposeremo lì a inizio settembre 2015 con le persone che più ci vogliono bene, assolutamente. Una giornata indimenticabile, lo so già. Facendo un passo indietro, vi ricordate quando vi siete conosciuti, la prima volta che vi siete incontrati? Volevo capire se è nato subito un certo interessamento dell'uno nei confronti dell'altro oppure no. Rispondi tu prima, vediamo un attimo. Oddio, vabbè, le prime volte che ci siamo incontrati era qua, durante gli allenamenti, nella sala scherma.
Però vabbè, io non lo conoscevo, lui però sempre mi salutava, sempre educato. Dice, ma chi è questo? Però poi niente, poi io l'ho visto in televisione quando ha vinto il mondiale e subito gli ho scritto su Facebook per fargli i complimenti e lui che mi ha risposto. E poi niente, poi vabbè, l'ho visto qui in palestra e ho fatto i complimenti dal vivo. Sì, diciamo, io l'avevo notata sicuramente, però ovviamente ero fidanzato, quindi non c'era stata conoscenza. Poi dopo il mondiale abbiamo avuto l'opportunità, la fortuna di trovarci una sera, di uscire insieme, da una cosa ne è nata un'altra. Poi io magari c'erano le Olimpiadi in quel periodo di Londra 2012, quindi probabilmente ero molto egoista. Non ero pronto assolutamente a legarmi, però lei è stata caparbia, devo dire che ha un carattere molto forte e col tempo io per fortuna non ci siamo persi, ora non so come ringraziarla perché sono assolutamente realizzato, veramente. Lo sport è una passione che vi ha unito, che vi unisce, parte integrante del vostro rapporto? Come no? Lei è, essendo pentatleta e è full time il suo impegno, io ho imparato molto da lei nonostante probabilmente ho raggiunto il successo tra virgolette sportivo prima di lei, però mi dà tantissimo la sua applicazione, la sua testa dura nonostante le sconfitte, sono motivazioni in più ogni giorno. Io se arriverò a fare un'altra Olimpiade, se arriverò ad avere altri risultati sarà grazie a lei assolutamente, lei lo sa. Anche perché il pentatleta è comunque un campione impegnato in diverse discipline, quindi è difficile emergere. Sì, è uno sport impegnativo perché ogni giorno facciamo dai 3 ai 4 sport e anche ci dobbiamo spostare da una palestra all'altra. Quindi io torno a casa sempre molto stanca. E Paolo cucina, fa trovare pronto. Hai visto, non lo sapevo. Però immaginato. E quale sport gli consiglieresti, al di là della scherma che ovviamente fa anche Paolo, quale delle altre tue discipline gli consiglieresti oppure lo vorresti vedere impegnato in quella determinata materia? Allora, visto che la corsa era la mia disciplina preferita, spesso vado a correre con lui, quindi... Mi dà una severissima lezione lì. Sì. E tu rimani indietro perché lei è più veloce. Però è migliorato. Grazie, è col difficile. Col tempo è migliorato. Ti posso dire, vi posso dire che non è semplice, lei è fortissima e ovviamente il mio agonismo mi porta a cercare di tenere i suoi ritmi anche correndo, ma è impossibile, ogni volta mi dà delle severe lezioni. Cerco di recuperare in pedana, nella scherma, anche lì non sempre ci riesco, però è tutto bello, è una bella interazione. È un rapporto d'amore che può condizionare appunto le prestazioni sportive, se sì, meglio o in peggio, secondo voi, secondo la vostra esperienza, è uno stimolo in più? Sì, sicuramente, anche per esempio lui spesso mi segue quando ci sono le gare in Italia, durante la scherma... E anzi, si arrabbia pure molto spesso, più magari del mio maestro. Sugli errori, sì, sono ipercritico, però per andare nello specifico della domanda, sicuramente è particolare la vita per un atleta d'élite, secondo me ha bisogno di una persona che ti capisce. Io l'ho sempre vista così, sono pure fin troppo chiuso sotto questo punto di vista, però... Se non avessi una persona che sa cosa faccio, sarebbe difficile affrontare le giornate, che pur non sono intense come le sue, ma sono molto impegnative, quindi c'è bisogno di una persona che ti capisca, lo ribadisco. Pensate che il matrimonio cambierà il vostro rapporto oppure no? No, secondo me no. Guarda, se lui cambia in qualcosa, ma non credo. No, è talmente naturale che non credo sinceramente, anzi ci metto la mano sul fuoco, no? Saremo ancora più uniti se possibile. Visto che come in ogni rapporto d'amore anche il vostro ha vissuto alti e bassi, tu le hai chiesto di sposarti quando hai capito che era la donna della tua vita e non dovevi fartela sfuggire? Sì, l'ho accennato, è stato
un momento d'estate dove io ho degli amici di cui mi fido molto, sono pochi ma buoni, e quindi chiedevo molto a loro tanto se fosse la persona giusta, e ogni giorno fino a quando uno di loro si è arrabbiato e mi ha detto chiaramente che dovevo capirlo da me. Effettivamente quella cosa che sembra molto stupida mi ha fatto ragionare da solo che è la cosa principale per le cose più importanti della vita. È stato un attimo, ho capito veramente che stavo facendo un errore, che dovevo legarmi tra virgolette a lei prima possibile e per sempre. Per questo non ho perso tempo, è stato un mese nel quale ho semplicemente preparato i dettagli per quella giornata nella quale le ho dato quest'anello. E tu, Lavinia, invece lo avevi capito prima di Paolo che era l'uomo giusto? Diciamo che dopo questa separazione ho capito quello che volevo veramente, che insomma volevo stare con lui. Quindi a volte, vedi, le separazioni non fanno male, anzi. In questo caso è venuta fuori la parte più sentimentale di lei, quindi è venuto fuori quello che chiedevo io, quindi non tutto il male nuoce ogni tanto, diciamo che ora va tutto bene, non ci saranno più errori, lo posso sottoscrivere da parte mia. Cerca di spiegarmi perché Lavinia, perché la vuoi accanto per tutta la vita? Perché è una persona che, lasciando perdere l'attrazione fisica che mi piace tantissimo come impatto, però ci vuole anche altro. Io ho scoperto una persona semplice che è quello che ci vuole, perché poi conosci tanta gente facendo sport, girando, ma hai bisogno di una persona vera. Lei non è una che si atteggia, lo vedete, è molto semplice. Non c'è altro, quando bisogna affrontare situazioni difficili o la vita hai bisogno di certi paletti. Lei è questo, è una persona così come appare. E Lavinia, perché Paolo? Io la prima cosa che mi ha colpito di lui, le prime volte che uscivamo, era che con lui riuscivo a essere, cioè, me stessa senza provare a essere magari un'altra persona. E quindi questo mi piaceva molto, che non stavo bene. Grazie. Un vostro futuro figlio lo vedete anche lui sportivo? Comunque, insomma, da genitori così sportivi, come vi immaginate la sua vita? Come pensate di fargli vivere il mondo dello sport, visto che lo conoscete così bene? Che dici? Sì, no, sicuramente farà sport. Ora non so... Quale? Magari vorrà fare calcio. Beh, guarda, sicuramente, come ha detto lei, uno sport lo dovrà fare, ma un'imposizione sarà che dovrà farlo. Lì non sarà imposizione quale sceglierà di fare, quindi io mi auguro che di fargli provare una vasta gamma dei mille sport che ci sono da provare qui a Roma, che scelga una passione. Che sia il calcio, va bene, anche quello, io l'ho fatto e non mi sono rovinato come può capitare, però va bene tutto. Maschio o femmina? Femmina. Maschio, però. Gemelli. Gemelli, magari, sì. La soddisfazione sportiva più importante arriva per Paolo nel 2011. Siamo a Catania, nella sua città di origine, ed è lì, alle pendici dell'Etna, che vanno in scena i campionati mondiali di scherma. Ed è lì che il giovane promettente atleta siciliano diventa campione e conquista la sua prima medaglia d'oro. Dopo anni duri, costellati da infortuni e una partecipazione olimpica non troppo brillante, Paolo ritrova il sorriso nel 2014, quando vince la medaglia d'argento ai campionati europei. Per uno strano scherzo del destino, anche per Lavinia, l'anno d'oro è il 2011, quando diventa la pentatleta più forte d'Italia. Nel 2014, poi, a distanza di 9 anni, grazie alla prova in tandem con Camilla Lontano, Lavinia Bonessio fa conquistare alla staffetta italiana femminile la medaglia di bronzo ai campionati mondiali. Allora, andiamo invece a quelle che sono le vostre soddisfazioni sportive. Tu, Paolo, mi hai portato 2 medaglie, ne do una a testa, questa è la tua, questa è di Lavinia. Grazie. Allora, con te, Paolo, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, a 4 anni fa, quando hai stupito un po' tutto il mondo della scherma, dei telespettatori, degli appassionati, vincendo questa medaglia d'oro ai mondiali di Catania. Se chiudi gli occhi e ti riguardi indietro, perché alla fine sono passati degli anni, come la vivi ancora quella medaglia? È come un regalo
che mi sono fatto, perché alla fine un'affermazione del genere non viene mai da sola, come potrà raccontare lei per il suo bronzo. C'è tanto lavoro dietro, oggi avete visto qualcosa del mio allenamento, c'è un'applicazione senza respiro. E quindi vincere una medaglia d'oro è tantissimo. Vincerla con la scritta della propria città sopra vuol dire ancora di più. Ed è una cosa che non mi potrà togliere nessuno. Io l'ho sempre detto, per chiudere, è anche una rivincita contro quelle persone che non hanno mai creduto in me e contro quelle che non credono tuttora in me. Questo è un attestato per me, tutto qui. Ma in questi anni è cambiato anche preparazione fisica? Sì, sono molto cambiato dalla prima volta che sono stato a Rete Sole, per esempio. La rivedo spesso quell'intervista, perché ero sicuramente più in carne. Mi portavo dietro diversi chili che nella vita di tutti i giorni può anche andare, ma per uno sportivo non è il massimo, quindi ho cambiato, ho intensificato sicuramente il lavoro e ho intenzione di intensificarlo in vista della prossima qualifica olimpica di Rio 2016, nella quale sono ancora indietro e mi auguro di rientrare grazie al lavoro, che è l'unica cosa che so fare. Lavinia, invece, per te il 2014 è stato un anno ricco di emozioni, non solo a livello privato, ma questo bronzo in qualche modo ti ripaga di tanti sacrifici, di tanti tentativi, di tanto sforzo e, come hai detto prima, anche di tanti allenamenti. Sì, diciamo è arrivato in un anno dove era partito non molto bene. È arrivato proprio alla fine, a settembre, in Polonia. Ho preso questa medaglia di bronzo insieme alla mia compagna di nazionale Camilla Lontano. È stata veramente una giornata perfetta, dove è andato tutto bene, non abbiamo sbagliato niente. È stata veramente un'emozione unica, che appunto ti ripaga da tutte le fatiche di tutti i giorni. Immagino che dopo questa bella emozione del matrimonio tutte le attenzioni saranno puntate verso Rio 2016. Assolutamente. Come vivrete questa esperienza che in qualche modo vi accomuna nel percorso che può portare a questa manifestazione, ma non dico che vi vedrà avversari, però potrebbe capitare che magari uno ce la fa e l'altro no. Come la gestite questa emozione particolare da sportivi soprattutto? Beh, io sono il suo primo tifoso, quindi quello che mi auguro ovviamente di andare, di essere lì. So per certo che la qualifica è difficile per entrambi, siamo un po' indietro, per fortuna c'è tanto tempo per rimediare, per recuperare, e stiamo lavorando come matti per questo obiettivo. Io ovviamente, da atleta, egoisticamente spero di andarci, però con tutto il rispetto per i miei compagni di squadra, una parte di me sarebbe davvero realizzata se lei riuscisse ad andare, ovvio, sarò suo marito. E quindi se mia moglie dovesse andare a Rio sarei la persona più contenta della terra. Però mi piace pensare a un viaggio insieme per le Olimpiadi, è un mio sogno, assolutamente. È un sogno che condivido sicuramente anche io. Sarebbe un'emozione particolare, un viaggio di nozze particolare. Invece quello reale dove lo farete? Avete intenzione di farlo? Sì, è una chicca, perché siamo riusciti, come è una pentatleta e vuole fare tante cose, combineremo il mare caraibico a New York, che è una delle sue città preferite, quindi ci siamo un po' venuti incontro. Sarà una piccola fase di stacco settembre, poi c'è la parte più importante della qualifica olimpica, però mare, sole e shopping. Caratteristica di Paolo che ti piace di più, invece un difetto che cambieresti in lui? Vai, testa duro. No, non devi suggerire. La difficoltà è in quello che ti piace, quindi. Un pregio, vabbè, sempre, cioè, con me è sempre disponibile. Quando torno a casa, appunto, sono stanca, diciamo, è lui l'uomo di casa. E un difetto
è che a volte forse non pensa, cioè agisce prima di pensare su molte cose. Istintivo, insomma. Paolo, invece, Lavinia? Lei sicuramente vorrei... I pregi sono più dei difetti, è chiaro, perché se no non l'avrei scelta per me, non mai su due piedi, come è successo. Però se c'è una cosa che vorrei darle di quello che ho io è un po' di autostima, di spavalderia, perché non ci vuole altro quando fai questa vita da sportivo, devi anche credere in te stesso ed essere egoista, e questo mi piacerebbe che riuscire a trasferirglielo in qualche maniera. Magari sono troppo cinico, però per arrivare alle Olimpiadi ci vuole anche questo. Il resto del mondo sportivo, quello che vi circonda, come ha vissuto questa unione, questo rapporto? Oddio, le mie amiche, che sapevano tutto, e cioè appunto nel video si vede che piangevano commosse, e poi anche io subito ho chiamato la mia famiglia e anche loro sapevano già tutto. Che eri l'unica che non sapeva nulla. L'ho fatta bene. Sì. Quindi nessuna invidia? No, guarda, io devo dire la verità, ci sono stati... Io ho la fortuna di avere un rapporto comunque molto lineare con tutti, molto pulito, nel senso che anche quelli con cui non vado d'accordo mi dicono le cose in faccia, e ho avuto una parte di conoscenti che mi hanno anche criticato per questa scelta di farle la proposta in maniera così plateale, quindi ma ci sta tutto. Io ho seguito, come ha detto lei, il mio istinto. E la cosa che mi ha fatto piacere in un mondo di social, che l'hanno vista molto anche all'estero, i miei avversari più acerrimi francesi mi hanno abbracciato, mi hanno dato, quelli sposati mi hanno dato dei suggerimenti, quindi un po' una dicotomia tra chi è piaciuto e chi no, ci sta. Secondo voi cosa manca a questa intervista adesso? In questa che è una piccola lezione, diciamo un ripasso della spada, vi metterò a confronto, facciamo una bella sfida. Aia. L'uno contro l'altro, ovviamente Lavinia al vantaggio fa scherma, però è una pentatleta, quindi non fa solo quello, invece Paolo fai spada, quindi in teoria dovresti vincere facile, però purtroppo non succede sempre questo, non si sa mai, e io poi cercherò di seguire le vostre orme, va bene? Con piacere. Allora, a dopo. Allora, Paolo e Lavinia iniziano questa sfida, tra virgolette, tra futuro marito e futura moglie. Pronti, a voi. C'è una luce che corrisponde ad ogni atleta, in questo caso il rosso è mio e il verde è per lei, e quindi io ho messo una botta più che altro di velocità, si chiama rimessa. Dopo che sbagli il primo colpo, chi tocca più velocemente dopo ha toccato con la rimessa, e l'ho sorpresa così, punto più che altro sulla velocità con lei, non è che, perché sulla tecnica siamo quasi quasi pari, e quindi ora siamo 10-1 per lei, visto che le do sempre il vantaggio di 10-0 per arrivare a 15. Vediamo. La maritino ideale. Sì, ci provo in tutti i modi a lisciarla. Ecco, punto ciascuno, spieghiamo che cos'è. È il doppio che esiste solo nella spada, cioè quando i due atleti si toccano simultaneamente e si accendono entrambe le luci, l'arbitro assegna un punto a testa, e questo c'è solo nella spada, non nel fioretto e non nella sciabola, dove ogni azione viene ricostruita. Io ho perso con questo doppio. Lavinia, in realtà lo batti sempre, di la verità.
Sì, lo batto sempre. Perché no. Lui non riesce ad essere troppo cattivo. Sì, no, è vero. Tira in modo diverso con me. Secondo me hai paura di farle male. Poco. Io non mi piace perdere mai, questo lo sa. Quindi sto riuscendo a innervosirmi anche ora che è quasi un gioco. Brava, brava. Allora, ora microfono al maestro. Eh sì. E io vado con Lavinia. Benissimo, volentieri. Questo è il passante che si inserisce proprio come una spina nella presa di coccia. E vedi, deve andare a combaciare, quindi metti prima questo con dentro. Esatto, poi lo blocchi con questo fermo. E ora sei assolutamente collegata e abile alla scherma. L'impugnatura è quella, insomma, ormai dovresti essere brava dopo tante puntate con la scherma. Ho messo a distinto. No, bravissima, perfetto. È come una pistola, questa si chiama impugnatura anatomica, l'altra è francese, che è un semplice manico, e la usano soprattutto in Francia i miei peggiori avversari. Comunque ora puoi provare, vedere che sei attaccata correttamente, ti manca la maschera. E a questo punto, prima nella scherma si comincia per convenzione in tutte e tre le armi, si fa un passo indietro, ci si mette a misura proprio e si fa il saluto. Prima saluti lei, poi saluti il pubblico a destra, poi a sinistra, poi puoi sistemare la spada e a questo punto può cominciare il match. A questo punto puoi andare, metti la maschera che ovviamente la devi sentire ben ferma con quell'affare che c'è dietro. La guardia si fa così, da questa che era la prima posizione basta allargare un po' e bassa sulle gambe. Ecco, il braccio sinistro ora è quell'ultima cosa che ti manca. Normalmente quando si insegna ai ragazzini è alto, perché tu ti darà lo slancio per fare l'affondo. Va bene. Questo è l'affondo, bravissimo. Oh, ci siamo. Vuoi provare a portare il colpo a misura? Ecco, riprova ancora. Ecco cosa è successo, hai messo la prima stoccata della tua vita da spadista. Bene, quello che può succedere è ovviamente che l'avversario su una cosa del genere fa una parata. Ora insegniamo le cose più semplici a chi ci guarda. Le parate sono alte o basse, per andare molto sul semplice, perché se mi ascolta qualche maestro non mi darà mai l'ok. E sono la parata di quarta, ora dammi il ferro, lavi. La parata di quarta, che è questa, con la quale ti ripari internamente. E la parata di terza, queste sono le due parate alte. Dopodiché ci sono quelle basse, perché il bersaglio valido, ricordiamo, nella spada è tutto il corpo. E puoi parare in seconda, che è la parata bassa rispetto alla terza, o in mezzo cerchio rispetto alla quarta più bassa. Questo è l'ABC, proprio ci sono altre parate più complesse che a noi non interessano. Con queste quattro parate più l'affondo, tu potresti già tirare, potresti entrare in una palestra di scherma e fare della scherma con qualcuno che ha appena cominciato. Bene, vogliamo provare un paio di stoccate? Quindi dopo che hai parato e ti senti sicura, provi a portare la stoccata su di lei. Pronti? A voi. Ecco, hai fatto una cosa per la quale molta gente ci mette mesi e mesi. Visto che sei così brava, proviamo una parata risposta con la terza, che è l'altra parata alta, quindi invece della quarta lei ti darà il ferro qui, okay. E tu parerai di terza e poi rispondi. Sempre il bersaglio, come mi insegna il mio maestro, è questo qua, su di lei, perché arrivi prima. Pronti? A voi. Bene. No, va bene. Si può migliorare con una risposta meno di spalla e più lineare. Riproviamo questa e poi ci siamo quasi. Pronti? A voi. Allora sei più brava sulla quarta. Vorrei provare a farti fare un attacco, se te la senti. L'attacco viene fatto in passo avanti e a fondo. Quindi entri nella sua misura col passo avanti, ovviamente lei starà ferma perché ci serve questo.
una volta che sei entrata in misura col passo avanti, metti prima il braccio, anticipi e poi le gambe. Quindi sono tre momenti: il passo avanti, il braccio e poi la gamba avanti. Perfetto. Tu fai queste tre cose piano e funziona. Pronti? A voi. Ecco, l'hai fatto tutto insieme. Infatti, vedi, non è come fare un salto, insomma, è molto complesso. Con tutto il rispetto per chi salta, assolutamente. Pronti? A voi. Allora, vedi, è uno sport veramente difficile anche con una cosa che sembra molto facile. L'importante è che tu impari, o chiunque faccia scherma deve imparare a separare i vari momenti, momento per momento. E quello che io ti chiedo ora è di fare tre movimenti separati. Passo avanti, ti fermi, anticipi col braccio e poi fai l'affondo. Proviamo questa cosa. Passo avanti, ferma, chiudi il passo, non fare... Ecco, passo avanti, braccio, affondo. Eccola! Va bene. Ora facciamo un'azione che è la più spettacolare che c'è nella spada. Questa, insegnartela è un po' complicato. Però la fa Lavinia, tu fai solamente quella parata di quarta che ti ho fatto vedere prima, senza fare altro. Se riesci a pararla, bene. Non ti spaventare, perché lei farà ora l'azione che si chiama flash. Ed è una sorta di tuffo avanti, è molto bello, molto spettacolare. Ed è quello che mi piace, è la mia azione preferita, tra l'altro. Quindi non ti spaventare, non ti muovere. Beh, lei è anche brava a non farti male. Pronte? A voi. Ecco, magari un po' più decisa. Fai passo avanti flash. Pronte? A voi. Ecco. Vabbè, sei riuscita a parare una flash. Questa è un'azione complicata. La vogliamo fare un'altra volta? Pronte? A voi. Vabbè, evidentemente forse ti sottovalutavo la tua capacità di parare. Sono più convinta, vediamo che succede. Pronte? A voi. Niente. Proviamo con la cavazione. Senza dire a te, allora a questo punto non ti dico che succede, do un suggerimento a mia moglie, vediamo che viene fuori. Pronte? Ma senza fretta, trovati il tempo, se no non la tocchi. Pronte? A voi. Ecco, va bene. Ora ci siamo riusciti, perché lei, ovviamente, essendo atleta molto esperta, ha capito subito il suggerimento, che è elementare per chi fa scherma da una vita. Ora, se vi volete salutare... Di solito si fa prima il saluto e poi la stretta di mano, che è molto diretti. Sulla sorpresa mi ha sorpreso, invece sì. Sulle altre dai, ero preparata. Allora, grazie mille, chiudiamo qua, fai tu il conduttore, così salutiamo. Appuntamento alla prossima settimana, sempre con Vite da Campioni, con voi appuntamento a settembre per il vostro matrimonio, tanti auguri, ancora congratulazioni. Grazie, grazie. Grazie. Due avventure sportive che diventano una storia d'amore per una puntata speciale realizzata per guardare oltre le vittorie sul campo e le medaglie conquistate in pedana. Gli ha fatto il segno, ma non ho capito. Che stanno sbattendo sul microfono. Ecco. Quindi adesso la mandiamo dietro. Ok, bravissimo. C'è tutto da rifare? No. Non mi hai capito, l'hai rimessi? No, non ho capito. Pensavo che mi hai detto metti avanti che stai meglio. Quindi pure peggio. Questo può andare sui fuori onda. Sì, assolutamente.